Teatro dell'Opera del Casinò di Sanremo, siamo insieme a Maurizio Ferrini, bel personaggio amatissimo dal pubblico. Il motivo della presenza qui al Teatro del Casinò di Sanremo? Perché co-conduco con Patrizia Del Vasco una trasmissione sul sociale, vengo dalla Romagna apposta perché qui c'è il teatro e si chiama Guardami Oltre, progetti creativi legati alla creatività delle categorie deboli, patrocinio dalla RAI. L'occasione è stimolante, Maurizio, c'è un Sanremo del divertimento puro, un Sanremo anche del futile, a volte anche della ostentazione più sfrenata, e c'è invece un Sanremo in cui c'è una attenzione appunto problematiche molto crude, molto forti, ma la musica è comunque il sottofondo di queste situazioni a volte di estrema sofferenza. Guarda, ti dico subito che c'è il Comune di Sanremo, il Comune di Napoli, penso il Ministero della Pubblica Istruzione, la Radio del Sociale LDR e l'assessore Matteo Bolla, quindi c'è più di così, poi c'è la RAI che sotto il suo mantello copre, tutela tutta questa cosa qua, quindi è una cosa molto importante che si faccia qualcosa del sociale. Noi siamo qui a titolo gratuito, prestiamo il nostro servizio sociale perché serve. Ecco. Quindi finalmente le istituzioni, ma le associazioni soprattutto del volontariato. Certo, certo, l'Italia in questo è leader nel mondo per il volontariato, quindi... Maurizio, diceva lui da qualche tempo un po' assente, perché le reti pubbliche non sono in grado di offrire a un personaggio come te quello che vale, quello che conta. Oggi per me è bellissimo che tu sia qui, sì, per una persona come questa. Ho scritto, mi sono isolato volontariamente per 5 anni, ho scritto 2 romanzi di 300 rotte pagine che hanno il difetto che non si scrivono da soli. Il secondo deve uscire, il primo si chiama O No. Lo trovate nel sito di Manfredi Editore, abbiamo scelto una piccola casa editrice romagnola, lo trovate anche su Amazon, e quindi buona lettura. E sei un mito per tantissimi, no, dire Maurizio Ferrini, guarda, sì, esattamente, sostanza, capacità di giocare con ironia sulla sostanza, l'essenza, quella che molti invece trascurano in nome del futile, del nulla. Non è un caso vederti oggi qui. Di che cosa sei oggi particolarmente fiero qui da Sanremo? Beh, fiero del fatto, tanto ho degli amici come Vessicchio che si occupa di coltivazioni sociali e di quant'altro. Poi c'è Amedeo Gagliardi che ha fatto una cosa importante che, se volete, chiamo. Lo posso chiamare? Amedeo? Okay. Amedeo? In diretta appare lui. Questo è Amedeo Gagliardi che fa un'opera molto, molto importante, sì. E io vorrei che fossi tu a parlarne. Sì. Si tratta di Mamma non vuole, che è un cortometraggio che ho prodotto con un cast molto importante, tra cui Giancarlo Giannini, e che parla di un tema molto 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 delicato, che è l'alienazione genitoriale. È quella patologia, anche se i negazionisti non la vogliono riconoscere, che affligge i figli minori di genitori separati conflittualmente, dove non ci sia stata la mediazione familiare. In quel caso, purtroppo, il figlio è ostaggio del genitore alienante, che è quello collocatario, troppo spesso, ahimè, nella maggioranza dei casi la madre, che pone in essere quelle azioni atte ad allontanare dalla relazione psicoaffettiva e quindi anche formativa il genitore, in questo caso il padre, dal figlio minore. Io ci ho scritto questo cortometraggio, che sta avendo successo ovunque, lo proietto con plausi anche della critica, anche importante, anche di soggetti importanti coinvolti nella cinematografia, e ci ho fatto anche una canzone che è molto bella, che è Io sarò sempre il tuo papà, che poi vi invito ad ascoltare. Chi volesse essere interessato a capirne di più, www.mammanonvuole.com. Quali sono i problemi di questi ragazzi? Sia dei ragazzi che rimangono con il genitore assegnatario e sia dei ragazzi che in qualche modo vanno via dalla sede di origine, e quindi c'è uno scollamento a volte fra i fratelli. Sono problematiche differenti, ovviamente, e sono problematiche che generano uno iato, una frattura molto forte, soprattutto fra fratelli, io credo, oltre che fra genitori e fra... Ha colpito nel segno, sono drammi epocali. Io ho un'altra figlia avuta con un'altra relazione che non riesce a vedere nemmeno lei
il figlio, quindi l'altro figlio, quindi ho due figli che sono fratelli e non si vedono, non si frequentano. Il dramma vero è che poi tutto sfocia in diversi disturbi della personalità, dall'omosessualità alla droga, dall'emarginazione, dalle ansie, dalle paure. E quindi io credo che, siccome in Italia sono circa 4 milioni i padri separati, moltiplicato per almeno un figlio e mezzo di media a famiglia, sono 6 milioni i soggetti coinvolti nel problema. Ma non è vero, perché poi i soggetti sono anche i nonni che non riescono a vedere i nipoti, gli zii, i parenti, gli amici che ne soffrono della situazione. Quindi è almeno un terzo della popolazione, e questa cosa è planetaria, perché ovunque nel mondo c'è questo problema. Con conseguenze nefaste. Maurizio, ti fa onore aver portato un personaggio come questo a Sanremo. Tutti cantano a Sanremo, ma noi speriamo nel segno del sociale. Maurizio, grazie. Grazie. Grazie, Maurizio.